A Castel Volturno, presso il centro sportivo del Calcio Napoli, si è svolta questa mattina la conferenza stampa di Rafa Benitez, alla vigilia della sfida casalinga contro il Chievo Verona al San Paolo, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Un Rafa Benitez determinato, che ha caricato tutto l'ambiente azzurro in una conferenza ricca di spunti e considerazioni che fanno comprendere bene il momento attuale del Napoli e soprattutto gli sviluppi futuri. Squadra che fino alla fine ha lottato per vincere, non è un momento delicato, è un momento positivo e dobbiamo ritrovarlo da questo punto di vista. Per me. Quindi non c'è resistenza. Sì, devo dire che tutti dobbiamo fare il salto di qualità. Tutti dico, voi giornalisti che siete qua, tifosi e noi, perché possiamo parlare, sembra che abbiamo paura di dire scudetto. Non abbiamo nessuna paura, ci siamo tutti insieme. Ho lasciato l'altro giorno il messaggio molto chiaro. Spalla a spalla, tutti insieme, per andare avanti. E quando dico tutti insieme, dico, voi giornalisti che siete qua, e la maggioranza mi sembra che siete, almeno non dico tifosi, ma seguite il Napoli e volete il meglio per il Napoli. E tutti i tifosi che vogliono vincere ogni partita. Se non abbiamo i tifosi con noi, perdiamo un 20%. Il 20% del rendimento di questa squadra per puntare allo scudetto sono i tifosi e anche voi i giornalisti. Se uno dice qualcosa, qualcuno che lavora a Torino o lavora a Milano e dice qualcosa, e facciamo come Brian di Nazareth che prende il sandalo, seguite e voi seguite, e qualche tifoso che non ha capito segue questa strada, si crea un po' di casino, alla fine il Napoli perde energia. Non vogliamo perdere energia, tutti insieme a lavorare, tutti insieme a dare il massimo ogni partita. La squadra ha dimostrato l'altro giorno che fino alla fine crede, che fino alla fine lotta, che fino alla fine puoi vincere le partite. E l'allenatore, il suo staff, la gente che era là, abbiamo fatto cambi per vincere la partita, non per pareggiare la partita e queste cose. Noi crediamo che possiamo andare avanti, dove? Sappiamo che qualche società è più forte, fatturato, struttura e tutte queste cose. Ma noi, la nostra forza deve essere i nostri tifosi e anche voi. Vogliamo andare insieme per questa strada? 20% di più, lo abbiamo sicuro. Non andiamo insieme, perdiamo un 20%. Un 20% meno, una squadra all'80% può vincere lo scudetto? Facciamo il discorso realista. Il discorso realista è, siamo una squadra forte? Sì. Possiamo vincere, manca il 20%. Abbiamo bisogno di tutti voi. Chiede unioni di intenti il tecnico del Napoli, non solo alla società e alla squadra, ma a tutto l'ambiente partenopeo, compresi alcuni che spesso tendono a destabilizzare la situazione e a creare polemiche e voci che fanno male alla squadra. Chiede compattezza Don Rafa, partendo da una convinzione. Questo Napoli è più forte ed equilibrato dello scorso anno. Bisogna essere tutti uniti per vincere. Dice, con De Laurentiis stiamo programmando un futuro di crescita. Squadra, ambienti, tifosi devono essere spalla a spalla per portare in alto la bandiera azzurra. Il tecnico spagnolo parte rispondendo anche alle voci che hanno fatto seguito alla sua assenza, dovuta a un viaggio in Inghilterra durato alcuni giorni, e successivamente parla del rapporto con il presidente De Laurentiis, con il quale ha avuto un dialogo nei giorni scorsi, e rimanda il possibile prolungamento del contratto. Sì, mi ha sorpreso dire che non avevo un buon rapporto con il presidente, che non avevo, sì, avevo un buon rapporto con lui. So che cosa ne pensa, so che lui è un uomo del cinema che nel calcio sta facendo un grandissimo lavoro e io questo l'ho capito subito. Ieri abbiamo avuto una riunione come tante, chiaramente questa settimana che si è parlato tanto, abbiamo parlato molto di come la squadra, della Supercoppa, che vogliamo fare nel futuro con questa squadra, se è una squadra equilibrata, se è una squadra equilibrata, tutte queste cose, cose normali e soprattutto un po' della Supercoppa. Lui va agli Stati Uniti qualche settimana dopo, va agli Stati Uniti, dopo quando ritorna parliamo e vediamo un po' dove siamo. Non è un problema. E la differenza, sempre lo dico, noi lavoriamo con il direttore sportivo, con una
programmazione per preparare la squadra per gennaio e per, anche per il futuro. Cioè, non è un problema parlare oggi, parlare domani. Mediaset. Buongiorno. Buongiorno. Forte come abbiamo visto contro il Genoa, perché la partita è stata una partita dal punto di vista del controllo, dal punto di vista del gioco, una partita molto buona. Abbiamo sofferto in qualche situazione che sappiamo che ancora dobbiamo gestirla meglio, ma all'inizio vedere Michu recuperare una palla mancando un minuto, vedere Jonathan, Dries entrando in campo e fare la differenza, mi sembra che la rossa è una rossa forte, è una rossa è più equilibrata che l'anno scorso. E lo dico prima che qualcuno faccia la domanda, abbiamo fatto un mercato fantastico. E perché? Perché la storia del Napoli, negli ultimi 10 anni, il presidente che ha fatto quasi un miracolo per prendere una società che falliva e portarla al livello che è adesso, ha una idea, ha un parametro, parametri che noi abbiamo seguito. Sì, noi lavoriamo con il cartellino basso, sì, lavoriamo con ingaggio non troppo alto. Sì, devono essere giocatori meno di 28 anni, devono essere giocatori senza contratto d'immagine. Questo l'ha fatto per 10 anni, il Presidente l'ha fatto benissimo e ha portato la società a un livello. Noi, seguendo queste regole, abbiamo fatto un mercato perfetto. La pianificazione del direttore sportivo con l'allenatore è stata corretta, fare un portiere a gennaio e un difensore centrale giovane e veloce che aveva bisogno a febbraio significa che il lavoro si è fatto. La priorità è il centrocampista, lo abbiamo cercato con i parametri Napoli, lo abbiamo fatto, credo che al massimo, parlando con i giocatori che dobbiamo parlare, che abbiamo bisogno. E dopo, questi giocatori che sono qua, per il ruolo che hanno, sono giocatori che fanno diventare la rossa più forte. Questi che hanno andato via, qualcuno di questi che parlano adesso, non hanno giocato contro la Juve, non hanno giocato contro la Roma, le partite più importanti. Significa che erano giocatori di panchina e che se Jorginho sorpassa a Verami per la sinistra è un problema di Verami, non è un problema di Jorginho. Io preferisco questo. Abbiamo giocatori del massimo livello, giocatori che per il ruolo sono forti e con il nostro mercato, con la nostra mentalità, ripeto, credo che si è fatto quello che si doveva fare. Che le altre squadre hanno fatto di più, non lo so. Che hanno pagato di più, non lo so. Che hanno giocatori con un nome, può darsi, ma noi abbiamo una squadra forte e ripeto un'altra volta, il Presidente ha portato la squadra da un punto a questo punto e ha fatto un grandissimo lavoro e adesso continuiamo questa strada e con questa strada la velocità è una squadra una velocità, un'altra squadra un'altra velocità, la nostra è una squadra che cresce, è una squadra che cresce alla sua velocità. Una conferenza ricca di spunti, quella del tecnico spagnolo, che dopo l'appello di oggi è pronto a dimostrare sul campo il valore e la forza del suo Napoli. E domani pomeriggio al San Paolo tutti si attendono già una grande risposta. Da Castelvolturno, per il Mediano Sport, Roberto Sica.